Monti è uno che è assolutamente di efficace, una persona stimabile, per l'amor di Dio, ma fino a 2 mesi fa lui la crisi era alla Bocconi, erano economisti, diciamo che la crisi era alle spalle. Sono una piccola pezza per traghettarci verso delle elezioni che senza il cambio della legge elettorale, senza il blocco del debito, il congelamento del debito e senza affrontare con le palle il conflitto di interessi, non andiamo da nessuna parte. Qui è la battaglia tra democrazia e il mercato, questo terrorista che noi chiamiamo mercato. 800.000 miliardi di dollari rappresenta la finanza nel mondo, 60.000 miliardi rappresenta il prodotto interno lordo del mondo. Quindi la metafisica della finanza è 10 volte quello che riusciamo a produrre, dobbiamo tornare all'economia reale. E allora di che cosa parliamo? Di togliere un po' di giunte nelle province? Le province vanno abolite, ma mentre lui dice che vuole abolire la giunta di qualche provincia, la provincia di Roma sta comprando la sua sede, un grattacielo da 250 milioni di euro. Di che cosa parliamo? Non c'è uno stacco netto da quello che era il programma del precedente governo. E loro possono solo fare un po' di operazioni di pulizia e di tasse, di prelievi e poi continuare la crescita. Se la crescita per loro è il calcestruzzo, è infrastrutture, l'hanno già detto. Non c'è una soluzione dentro questo sistema, c'è una soluzione cambiando radicalmente le cose. Dobbiamo immaginarci un mondo diverso, questo non funziona più. L'unica alternativa a questo sistema sono i movimenti cittadini, attraverso la rete, tenendo per esempio, prima non c'era la rete, adesso puoi far convergere migliaia di intelligenze su un problema e lo risolvi il problema, perché non sono tre a risolvere, sono convergenze di migliaia di intelligenze, la rete è questa. Oggi un cittadino non può più mettersi lì a mettere una X e stare a fare il guardone della politica, devi partecipare in prima persona e ti devi giocare qualcosa, una cosetta, devi rischiartela. È troppo comodo, tengo famiglia, tengo la casa, tengo il lavoro, ho il mutuo, hai capito? Ti devi giocare qualcosa e allora cambiamo sto paese, ma ognuno di noi. Qui tra opposizione e maggioranza io non riesco a capire di che cosa stiamo ancora parlando. Parliamo con un linguaggio vecchio per inquadrare qualche cosa che sta avvenendo di completamente nuovo. Anche voi vi dovete anche adeguare come lingua, come parole, perché qui sta avvenendo. I partiti non ci sono più. Pensa a Berlusconi, se tu ci pensi adesso, è 3 giorni che non ne parlano, ti sembra scomparso da decine di anni, che non ci sia mai neanche stato. Ormai li dimentichi con una fretta, con una facilità che è incredibile, è quasi, ti senti magari un po' più leggero e non sai perché, è un Alzheimer al contrario che ti fa sentire un pochino meglio, è pazzesco, non sono mai esistiti questi qua. Monti dura fino al 2013, si sente pronto a scendere in campo in prima persona? Ma io no, ma no, ma voi mi trattate come un leader politico, io sono un cittadino come voi, che ha usato la mia popolarità, ho usato un po' una parte della mia popolarità e del mio lavoro per dare modo a della gente come te, ragazzi giovani sotto i 30 anni, di andare a prenderci quello che ci spetta, i cittadini che rappresentano altri cittadini. Ora il mio pubblico mi chiede. I movimenti sono milioni di persone senza capi, è la nuova forma di politica che c'è oggi. Noi siamo un movimento che cerca di entrare perché dobbiamo entrarci per cambiare delle cose. Per esempio, parliamo di referendum dal basso senza quorum, propositivi, devi cambiare la Costituzione. Se per cambiare la Costituzione devi entrare dentro il sistema. Se in 2 anni abbiamo preso un 6%, ma noi non vogliamo il 10, il 15 o il 20, vogliamo il 100% dei cittadini dentro le istituzioni. Questo passo ci vuole una generazione. Sì, sì, sì. Ma certo, io non pretendo mica di cambiare le cose, non pretendiamo mica di cambiare, però abbiamo tracciato un solco, è l'inizio e questo sarà il futuro, che ci mettiamo un anno, 5, 10 o 30, quello dipenderà dalla gente, il grado di informazione che avrà, i mezzi di comunicazione e la gente si andrà a formare in rete, questo è. Quindi la velocità è direttamente proporzionale al grado di informazione delle persone. Ecco perché abbiamo bisogno di persone dentro il sistema per riformarlo da dentro, con noi fuori, con milioni di fuori che guardano quello che fanno dei loro rappresentanti dentro, che rispondono a quelli fuori. È fantastico, non hanno scampo.